Buongiorno e ben ritrovati a voi tutti. Bene, dopo una bella passata di Vicks, bella rinfrescante, soprattutto rigenerante, sperando che il raffreddore possa passare in poco tempo. In questo secondo e ultimo video di quest'oggi andiamo a parlare della Serie A di calcio femminile, che è come del resto. Come maschi vede protagonista la Juventus che attualmente è capolista. Comunque andiamo un po' a raccontare per esempio l'ultima giornata del massimo campionato cadetto femminile. Partiamo da Verona-Inter dove le nero-azzurre si sono imposte per 3-0, Tavagnacco-Robica 1-0, Sassuolo-Bari 2-0, Sassuolo, Fiorentina-Florencia, Manita più 1, 6-1 della Fiorentina, Empoli-Juventus 1-2. Come posticipo di lunedì, non so per qual motivo, ma mi sono accorto che Milan-Roma di lunedì è stata giocata alle 12:30, orario abbastanza insolito, più insolito per i maschi, magari al femminile, diciamo, è più comprensibile. Milan-Roma 3-2 e niente poco di meno attraverso anche la televisione sono venuto a conoscenza che il Milan era sotto per 2 reti a 0 e poi ha fatto la super rimonta fino a chiudere la gara sul 3-2. La classifica, come ho detto, vede l'imbattutissima Juventus a quota 34 punti, pensate un po', con 11 vittorie, un pareggio e 0 sconfitte dopo 12 gare, 37 gol fatti, 8 subiti, miglior attacco e migliore difesa. Seconda la Fiorentina a quota 28 punti. Ricordo che la prima dovrebbe andare automaticamente in Champions League, la seconda tramite la qualificazione per la Champions League. Terza la Roma a 24 punti e seguono subito le rossonere del Milan a quota 23 punti. Quinto Sassuolo a 20, sesta Inter a 15, Inter che andando sempre a memoria, questo dovrebbe essere il primo anno di Serie A o in assoluto dopo tanto tempo per le donne. Settima l'Empoli a 15 punti, ottava Florenza, nona Florenza, ottava a 14 punti. Prima della Florenza l'Empoli a 15, poi dopo la Florenza nona Verona 11 punti, Bari decima a 8 punti, Tavagnacco penultimo zona retrocessione in Serie B a 8 punti, ultimo Robica a 1 punto. La peggiore difesa è dell'ultima dell'Orobica. Il peggiore attacco lo stesso anche dell'Orobica. Il prossimo turno vedrà le giocatrici impegnate tra il 25 e il 26 gennaio. Poi il 29 gennaio vedo qui alle 12 ci sarà il recupero di Milan-Bari. Allora, il 25 si parte subito con Orobica Milan alle 12, Bari Tavagnacco 14:30, Juventus Sassuolo 14:30, Florenza Verona il 26, lancio match alle 12:30, anche alle 12:30 Roma Fiorentina, alle 14:30 posticipo pomeridiano Inter Empoli. Bene, grazie a tutti per l'attenzione. Domani.
Sicuro, sicuro, almeno un video dedicato a, come ho detto nel primo video, all'altra gara dei quarti di finale di questa settimana della Coppa Italia, che dovrebbe essere Roma-Juventus. Bene, grazie a tutti, alla prossima. Ciao!